Io era un po' che lo tenevo d'occhio, è per questo che mi ero messo addosso queste schifezze. Dovevo essere sicuro che avesse gli stipendi prima di partire all'attacco. E con che cosa l'hai accoltellato? Ma no, che c'entra? E chi l'ha accoltellato? Tu ieri hai detto che l'hai ferito. Con queste mani l'ho ferito. Io sono cintura nera di Kung Fu, il mio grande maestro è stato Bruce Lee. Adesso ti faccio vedere. Chiama la tecnica del mezzo litro. Se fai così gli porti via mezzo litro di sangue a chi ti capita sotto. E come hai massacrato il poliziotto? Ma quale poliziotto, amico? Erano poliziotti. Con la I plurale. 9, 10, 12 sbirri. Allora ho dovuto cambiare tutta la mia strategia. Non potevo usare la stessa. Ehi, tu. Quando ti hanno portato qua dentro e ti hanno rinchiuso, tu piangevi come un vitello, negretto. È vero. Sì, perché uno dei piedi piatti è caduto e mi ha sparato in faccia un lacrimogeno. Quello che usano per disperdere la folla, amico. Io sono entrato qui da uomo, quindi non rompete i coglioni, ok? Sì, lo dico, tu hai massacrato un uomo e ne hai mandato un altro all'ospedale. Ma come mai non hai neanche un graffio addosso? Già. Perché sono un campione di karate, ve l'ho detto. E i campioni di karate si feriscono dentro, capito? Non le fanno vedere le ferite. Ma tu che ne sai, tu sei un pallone di ciccia rotto in culo e adesso non mi rompete più, ok? Che aspettano le mie donnine ad arrivare? Non posso mica perdere tempo qua dentro con voi altri. Già, visto che sei un magnaccia, come mai le tue puttane non si fanno vive? Già. Ma come, non te l'avevo detto? Il telefono della mia limousine era scassato e non ho potuto mettermi in contatto con le mie donnine, semplice, no? Il telefono della limousine era scassato, ci poteva arrivare anche da solo, no? Ehi, ragazzi, seduti, ok? Vai a fare il pallonaro da qualche altra parte, negretto. Qui non abbocca nessuno. Hey. Voi non vi rendete conto di quello che fate, si vede. Lo sapete che avete attaccato come un ombrello? Lo sapete? Non rompete i coglioni, mettetemi giù. Sapete chi state minacciando nella cella numero 4? Al nono piano! Willy Ray Valentine? Sì. Cammina. Cauzione pagata. Sul serio? Avanti! Voi non sapete con chi avete a che fare. Lasciatemi. Un giorno ve ne pentirete. Io sono uno che non perdona. Posso suggerirle l'uso del manganello? No, va, lasciatemi. Avanti, no, cammina. No, cammina. Signor Valentine, potrebbe concedermi un momento? Ehi, ma io vi conosco già, voi due. Venga dentro, fa un bel calduccio qui. Whisky, tutto quello che vuole. Ah, beh, io non mi faccio mica fregare due volte, eh. Volete farmi salire e poi mi fate arrestare per furto d'auto. Perché dovremmo farlo, signor Valentine? Siamo noi che abbiamo versato la cauzione per lei, no? Ehi, dite un po', ma voi due chi siete? Che cosa volete da me? Vogliamo aiutarla, signor Valentine. Mio fratello e io dirigiamo un programma finanziato privatamente per riabilitare le persone culturalmente svantaggiate. Noi vorremmo fornirle una casa tutta sua, un'auto, un generoso conto in banca e un impiego nella nostra compagnia. La faremo iniziare con $80,000 l'anno. $80,000? Mm-hmm. Scusate un attimo. Che cos'è, uno scherzo del cazzo? Ah, ho capito, sono due finocchi questi. Tu che sei colorato come me, che ne pensi? Grazie, sei stato molto prezioso.
Ehi, giovanotti, come la mettiamo con la polizia? Abbiamo fatto ritirare la denuncia, signor Valentine. Lei ora è un uomo libero, Valentine. Possiamo fermarci subito e lei può anche abbandonarci per sempre. Ah, no. No, mi sa che mi trattengo ancora un po' con voi altri, sì. Ottimo. Io sono Randolph Duke. Tanto lieto, Randy, è un piacere. Mio fratello minore, Mortimer. Ehi, Morty, come va, eh? Billy Ray Valentine, Capricorno. Randolph, insomma, come Randolfo Valentino, giusto? Sì. Sì, più o meno. Sì. Valentine, siamo arrivati. Come va? Ehi, Randy, Morty, è forte qui. È forte un sacco. Valentine? Ah, Billy Ray. Valentine, questo è Coleman. Si occuperà delle sue necessità giornaliere. Vuole darli a me, signore? Sì, e tu che cosa mi dai in cambio? Allora la sua giacca, signore? Ah, sì, questa è una giacca ed è mia. Coleman è qui per avere cura di lei. È il suo domestico. Posso prendere? Ah, sciò, possa via! Valentine gradirebbe molto fare un bel bagno caldo e infilarsi qualcosa di molto, molto comodo. Non è vero, caro Valentine? Sì, eh? Idromassaggio, signore? Ecco, lo sapevo che eravate tutti finocchi. A me le mani addosso non me le mettete. Si tratta di un massaggio con un getto d'acqua. Credo che sarà di suo gusto. Ehi, che belle bollicine! Quando ero piccolo per fare l'idromassaggio sparavo certe bombe dentro la vasca. Che bello! Bollicine! Che cosa sta facendo là dentro? Sta cantando, signore. I negri sono gente molto musicale, vero? Cosa devo fare con questi vestiti, signore? Li mandi in lavanderia. Dovrà avere qualcosa da mettersi quando tornerà nel ghetto, quando avrò vinto la scommessa. Allora, Valentine, che gliene pare? Mi piace, Randy, è molto carino. Mi piace come hai messo gli specchi e tutti quei quadretti là sopra. È proprio bellino, mi piace. Quegli specchi sono io proprio molto... Io credo che Valentine non abbia capito, Randolph. Oh, Morty, ho capito e come. Valentine? Sì. Questa casa è sua. Ah, certo. Appartiene a lei. Già, è tutta roba mia. Bella la mia casa, molto carina. Io ho gusto per l'arredamento, mi piace. Tutto quello che vede in questa stanza è suo adesso. Ho capito, roba mia. È sua proprietà personale. Come no, è tutta personale. Lei capisce? Questo è mio, per esempio. Carino, no? Lo sai cos'è che mi piace di più di casa mia, Randy? Le tende. Guardate le tende. L'ho proprio arredato bene questo posto, vero, amici? È proprio la fine del mondo. Mi piace un sacco. Anche questo armadietto, bellissimo. E magari io potrei avere questo televisore gratis, non è vero, Randy? Esatto. Ah, e tutto quello che c'è qui è mio, eh? E quindi anche lo stereo è mio e gratis, eh? Assolutamente. Oh, troppa grazie, Sant'Antonio. Ma io le capisco queste cose, Randy. Lo sai perché? Queste cose in genere mi capitano tutte le settimane. Questa è casa sua. Questo sono tutte sue proprietà personali. Queste non farebbe altro che rubare qualcosa a se stesso, chiaro, Valentine? Ho capito, voi prima mi fate sbattere in galera, giusto? E poi mi portate fuori e cominciate a dire frescacce come questa è casa tua, questo è il tuo tappeto personale, magari mi direte pure che quello è il mio schiavo personale. Io capisco che cosa prova, Valentine, ma il fatto rimane, tutto questo è suo. Lei può farne tutto quello che desidera. Questa è roba mia e sta in casa mia, eh? Ci posso fare quello che voglio con questa roba, giusto? Questo è un vaso mio, no? Giusto, questo è il vaso di Billy Ray, vero? Io sono il padrone del vaso e ci posso giocare come gli Harlem Globetrotters se voglio, giusto? Lo volete vedere un palleggio alla Lemon? Scusatemi, mi dispiace tanto. Non deve dispiacersi per noi, quello era un vaso suo. Era un vaso da 4 soldi, vero? Un falso, dico bene? Credo che lo abbiamo pagato $35,000. Ma mi sembra di ricordare che lo stimammo $50,000 per la compagnia di assicurazioni. Vedi, Mortimer, Valentine ci ha già fatto guadagnare ben $15,000. Sì. Volete che vi rompa qualcos'altro? No!